La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Allora, andiamo avanti con il Managing Director dell'anno Formazione e Consulenza alle Imprese. Chiamiamo sul palco il vincitore, naturalmente, che è Antonio Panico, Business Coaching Italia. Ed eccolo, Antonio Panico, che tra l'altro è stato anche protagonista sempre qui a Palazzo Mezzanotte del nostro HR Forum nell'anno che si sta per concludere, quindi insomma è diventato un habitué di questo palco, Antonio. Certo. Panico. Abbiamo avuto modo di parlare in più occasioni, peraltro. Buonasera. Allora, per la grande esperienza nel settore della vendita e del marketing, per il supporto costante a migliaia di professionisti e lo sguardo sempre mirato al raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo termine attraverso la migliore organizzazione aziendale, per l'obiettivo mai scontato di rafforzare l'autostima degli imprenditori che si rivolgono alla realtà. Complimenti Antonio Panico, grazie per essere con noi. Grazie. Complimenti Antonio. Siamo in compagnia di Antonio Panico, fondatore di Business Coaching Italia, una società fondata 5 anni fa con sedi a Firenze e Roma. Ci descriverebbe il vostro metodo di coaching e perché si differenzia rispetto ai competitor? Grazie alla domanda. Il nostro metodo di business coaching, abbiamo chiamato business coaching proprio per questo, si differenzia dalla maggior parte dei sistemi di coaching che vengono utilizzati nell'azienda perché non punta a gestire le emozioni oppure la vita del manager, ma si occupa di aiutare il manager, l'imprenditore e molto spesso l'imprenditore della piccola e media impresa ad utilizzare quei processi, ad applicare quei processi corretti che servono per raggiungere gli obiettivi. Quindi è un coaching estremamente operativo che abbina la consulenza dei processi con il metodo del coaching. E questo è il fondamento. L'altro fondamento molto importante è che è un metodo che si basa sulla tua efficacia. Noi siamo stati i primi in Italia a portare e a parlare di autoefficacia, che è una scienza nata dal professor Bandura, medaglia d'oro per la scienza, premiato da Mr. Obama per il contributo che i suoi studi hanno dato all'evoluzione della società americana. E quindi, ripeto, usiamo questo metodo basato sull'autoefficacia e sulla consulenza dei processi, aiutando l'imprenditore a applicare le attività che vanno applicate per ottenere risultati. Passando al futuro, quali sono i vostri obiettivi per il 2024 e per gli anni a seguire? Guardi, Business Coaching è stata l'azienda che ha portato il coaching fatto sull'azienda piuttosto che sulle persone, consapevoli anche che dai risultati le persone migliorano, non migliorando le persone i risultati arrivano. E quindi abbiamo una leadership oggi in Italia sul business coaching che vogliamo mantenere, ovviamente espanderci. Abbiamo già anche dei clienti all'estero, noi in questo momento. L'obiettivo per il 2024-25 è quello di estendere una rete di business coach anche all'estero. Partiremo, suppongo, da alcuni paesi dove già abbiamo clienti e questo qui sarà la normale evoluzione. Dall'Italia esportare un metodo di coaching, che è una cosa americana, di solito viene importata in Italia, esportarla all'estero. Abbiamo già dei clienti in giro per il mondo e vogliamo migliorare e crescere, ecco.